Oggi vediamo insieme un nuovo acquisto creativo che ho fatto e che è utilissimo per tutte quelle persone che hanno un blog o che lavorano o gestiscono i social. Si chiama Blognote ed è un prodotto handmade di una ragazza che si chiama la scrittora Samantha Giambarresi, l'ho trovata su Facebook. Io ho visto questo Blognote, una notizia sponsorizzata su Facebook, e ho voluto comprarlo perché mi sembrava un'ottima idea per il mio blog. Io ho una sezione in realtà nell'agenda, però ancora non mi piaceva tantissimo farlo sulla pagina bianca. Avevo creato anche un refill apposito per la gestione del blog, però poi non mi piace particolarmente stampare le cose, mi piacciono le cose già belle pronte, e quindi ho visto questa inserzione su Facebook di questo Blognote di questa ragazza che l'ha creato, e ho detto ok, proviamo a comprarlo. Le ho chiesto se poteva inviarmi le pagine interne perché volevo appunto vedere se faceva a caso mio oppure no, e l'ho comprato e mi è arrivato 2 giorni fa. Questa è la letterina che ci ha messo, in più ci ha messo anche 2 matite e delle caramelle. Il Blognote l'ha ideato lei e praticamente ha scritto che quando l'ha ideata molto è cambiato anche il modo di rapportarmi ai social al blog. Non è una semplice agenda e neanche un planner, è un po' tutte e due. Nato come bullet journal, è diventato poi qualcosa di più. Poi vabbè, mi dice se che posso contattarlo, se ti piace quello creato di seguirmi su tutti i social. E poi niente. Se lo comprate anche voi, potete condividere con l'hashtag Organize Your Blog, c'è l'hashtag attaccato ovunque, ed è molto carina. E quindi questo è il bigliettino, guardate qui, samantha.giambarresi@gmail.com, il suo contatto, ma potete trovarlo anche sul blog scrittora.eu. Ecco qua, e ora vi faccio vedere com'è all'interno. È mensile, nel senso che è diviso per mesi. Vabbè, vi faccio vedere un po' alla volta. Questa è la copertina, qua va compilato con il nome del blog, in due in realtà, mail e tutti i social. E poi è diviso per mesi ed è molto carino perché ogni mese c'è un disegno da colorare, tra l'altro con gli hashtag per quella categoria, e la trovo una cosa veramente geniale, anche perché io uso degli hashtag preimpostati di un'app, però credo che utilizzare degli hashtag più specifici, soprattutto anche hashtag che hanno a che fare con il pubblico italiano, non sia una cattiva idea. Ed è di super mesi, guardate, c'è una pagina cosa da fare a gennaio con tutte quelle attività che si possono compiere sul blog o che hanno a che fare appunto con il blog, come la newsletter, che io dovrei tra l'altro anche fare, guest post, post collaborazioni, giveaway, interviste, poi le idee per il post e i post da pubblicare, i social e le statistiche sui social. Poi ci sono delle note. Questa cosa si ripete per tutti i mesi, cose da fare a febbraio, fashion, e con gli hashtag e i disegni li trovo troppo carini. E così per tutti i mesi, febbraio, dei post da pubblicare, ogni mese ha un colore diverso. Note, marzo verde, lifestyle, faccio vedere velocemente. Social, statistiche, note blog, vediamo, io ancora non ho guardato tutto. Crafting, aprile, questo bel colore rosso, sempre da colorare. Rosso, social, statistiche. Poi mamma, che è una categoria che non mi riguarda. Il colore giallo, maggio, anche molto carino, il richiamo alla mamma perché il maggio è il mese della Madonna, quindi penso che forse ci sia anche un riferimento a questa cosa, non lo so. Interior design, c'è anche la festa della mamma a maggio, quindi interior design è questo qui con il disegno, anche questa categoria fa parte del mio blog, anche se io la chiamo un decor, no interior. Poi ancora benessere, ecco, io vorrei fare una sezione benessere sul blog, penso che la farò a breve, a luglio, che bello, mi piace un sacco.
Poi agosto viaggi sicuramente, infatti, viaggi tra me. Settembre non lo so, qualcosa che ha a che fare con la scuola, vediamo insieme. Wedding, no, settembre è wedding, in effetti anche settembre, non è un mese malvagio per sposarsi, di un bel marroncino. E poi book a ottobre, di color bello, bel color porpora. E poi novembre social media, molto generico, questo bel blu. E poi beauty a dicembre, di colore rosso. Guarda che bello questo disegno, penso che i disegni li abbia fatti lei, dovrei chiederglielo. E questo qui era il blog note, vediamo alla fine, c'è un calendario generico e qui c'è scritto diato da Samantha Giambarresi, grafiche stampa Sam, illustrazioni by Freepik. Ah ok, quindi le illustrazioni erano prese su Freepik. Ok, questo qui è il blog note. Io spero vi sia piaciuto questo video e che appunto vi abbia dato uno spunto. Se anche voi volete organizzare il vostro blog, pensate di comprarlo perché è davvero carino e fatto bene, mi piace un sacco. L'ho pagato 19 euro in totale, comprese le spese di spedizione. Non è un prezzo bassissimo in realtà, però essendo che è un prodotto handmade, comunque ho voluto spenderli, anche perché sapevo che mi sarebbe servito. E lo faccio già sull'agenda alla fine, quello che fa questo quadernino, però appunto volevo avere un quaderno solo per il vlog. E poi la grafica è troppo carina e quindi volevo dargli una chance. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo guardato, vi ricordo che potete incontrarmi e trovarmi su tutti i social, in particolare su Facebook e su Instagram, dove mi trovate come Alix78. Ora viene anche qualcuno qui. Vici, vici! Miau! Sempre saluto dalla cara Shiraya. Oh, andata giù! E potete iscrivervi anche su Facebook al gruppo Nel Paese del Web. Io vi saluto, ciao!